Ciao tifosi, che schifo! Sì, andavamo ad affrontare la Sampdoria, una squadra che l'anno scorso stava in Serie A però sappiamo che è in evidenti difficoltà e ok, andavamo a giocare a casa loro però non puoi giocare in questo modo ti sei fatto schiacciare per praticamente tutta la partita non esiste non esiste perché tu hai un organico competitivo anche all'altezza di quello della Sampdoria. Secondo il mio punto di vista, poi magari sono io che non ne capisco niente di calcio. Io la penso in questo modo. E tu, dopo comunque la grandissima delusione della partita contro il Lecco, dovevi dare la vita in questa partita. E invece no, io ho visto una squadra che durante il primo tempo era nel panico più totale, non sapeva più che pesci prendere. La Sampdoria correva come una pazza, eh, giocava il pallone, l'aveva praticamente sempre nei loro piedi e creava occasioni su occasioni e Piacelli ha fatto un miracolo dietro l'altro. Piacelli sicuramente il migliore in campo da parte nostra. Quindi un primo tempo dove la Sampdoria ci ha schiacciati in una maniera proprio evidente. Nel secondo tempo diciamo che il primo tempo cioè la prima parte del secondo tempo ancora la Sampdoria andava su giù pesante, pesante però poi diciamo che si è fermato un pochino il Palermo ha avuto l'occasione di creare occasioni però non è che abbia fatto poi così tanto e poi una cosa che a me dava tanto fastidio è che Brunori se ne andava sull'esterno e metteva la palla dentro dico Brunori è un attaccante che deve stare in aria No, sull'esterno, ok? Che poi in corso d'opera sono entrati Soleri, Mancuso, però questa cosa io non la riesco a concepire. Comunque, la formazione iniziale era la seguente. In Porta Piacelli, sempre un 4-3-3, in Porta Piacelli, a destra Mattei, a sinistra Lund, al centro della difesa Lucioni, Ceccaroni, centrocampo composto da Gomez, Segre ed Henderson. In attacco unica punta a Brunori, a destra e a Insigne, a sinistra Di Francesco. Detto questo, ragazzi, Mancuso quando entra fa la differenza. Perché Corini continua a insistere con Insigne? Non lo capisco. Mi sembra di rivedere Corini che insisteva l'anno scorso con Tutino. E non faceva giocare un giocatore come Vido che secondo me quando entrava comunque aveva voglia, aveva fame di far gol, di spaccare il match. E invece no, gli preferiva Tutino. Qui sto rivivendo la stessa cosa, però con Insigne. Insigne, quando gioca, sembra un giocatore insipido, mm, insomma, non riesce a dare il suo contributo. Invece, Mancuso, quando entra subito, Pa! si nota la differenza. Ma perché non gioca titolare? E poi, per quanto mi riguarda, io continuo a dire: noi dobbiamo giocare con le due punte. Poi magari voi mi direte: ma vabbè, Corini gioca con le due punte. Perché è capitato, per esempio, se mi ricordo bene, contro il Lecco: ha giocato con Soleri, Mancuso. E poi ora non mi ricordo chi c'era sulla parte, dall'altra parte esterna. No, non è vero: non giocava con le due punte. Non giocava con le due punte perché lui, poi alla fine, una delle due la sposta sull'esterno. Quindi non siamo con due punte in avanti. Ci vuole un gioco diverso e soprattutto io sono anche dell'idea che ci vuole un giocatore da collante tra il centrocampo e l'attacco, un trequartista. Secondo me di Francesco, trequartista, potrebbe funzionare ma volendo secondo me anche lo stesso insigne perché comunque tutti e due hanno dei ottimi piedi e gli assist li sanno fare però per il momento non sono nelle condizioni di poterli fare stanno troppo defilati sull'esterno troppo lontani dal gioco e non si riesce a creare granché quindi ragazzi sono molto amareggiato tanto tanto amareggiato perché comunque non puoi non puoi giocare in questo modo Purtroppo abbiamo avuto anche degli episodi un po' sfortunati dalla parte nostra Perché da quello che ho visto su schermo Il fallo che viene fatto da Lucioni Sembra inverso Cioè sembra che Lucioni ha preso il calcio Quando viene dato il rigore che poi viene segnato da Borini Cioè a me sembra proprio che Il calcio lo prenda Lucioni È stato visto anche al VAR È, è stato validato un episodio che mi ha lasciato un po' perplesso la cosa pure che fa rabbia è che il rigore Piaceri lo para pure. E però poi sulla respinta ritorna a Bonini e fa gol. Su questa partita possiamo anche parlare di sfortuna se volete, ma per quanto mi riguarda è la mancanza di gioco che continua a persistere già da un bel po' di partite. Poi c'è anche un rigore che secondo me è abbastanza evidente su Brunori sui minuti finali. Eh, Un'occasione in cui Soler non riesce a colpire bene il pallone verso la porta. E Brunori viene strattonato e cade per terra. Non viene neanche controllato al VAR. Cioè, scandaloso. Quindi, al VAR secondo me. Non hanno proprio fatto un buon lavoro. Quindi, io avevo ho detto mi in campo è Pigliacelli. e Pigliacelli. Per quanto riguarda i peggiori, ce cioè, ne sono tanti che non si sono messi in mostra. Forse nessuno ha fatto degli errori molto evidenti. Sta di fatto che la squadra è di ottimo livello, ma manca qualcosa. Manca un gioco che ci permetta di essere pericolosi in avanti. Perché alla fine abbiamo faticato in casa. Ma perché in casa abbiamo squadre che arrivano e si chiudono. In trasferta, in teoria, dovremmo giocare meglio. E invece siamo riusciti a fare forse addirittura peggio in trasferta. Qualcosa forse non va, anche se Bruno dice che il gruppo è coeso, che si trovano molto bene col mister. E intanto però le prestazioni non convincono. Noi rallentiamo e le altre vincono e ci sorpassano. E così non va affatto bene. Chiudo qua. Ditemi la vostra gioco in un commento, cosa ne pensate di questa brutta partita? Mi raccomando, ne dibattiamo assieme. Lasciate un mi piace per supportarmi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto, ciao e sempre Forza Palermo! Ciao tifosi!